L'assassino torna sempre sul luogo del delitto e quindi eccomi di nuovo qua. Lo so, è la cosa più orribile che voi abbiate mai vista, e tuttavia ci proviamo. Allora, l'altra opera della quale ci occupiamo si intitola Considerazioni inattuali. È un'opera che contiene quattro considerazioni ed è stata scritta tra il 1873 e il 1876. A noi interessa la seconda, che è del 1874, e si intitola Sull'utilità e il danno della storia per la vita. Allora, innanzitutto Nietzsche vuole combattere due convinzioni profonde e radicate, e cioè, in primo luogo, la saturazione della storia. E in secondo luogo l'idolatria del fatto. Allora, cominciamo dal primo punto, la saturazione della storia. A suo avviso, la saturazione della storia produce un invecchiamento dello spirito. Cioè, il bersaglio critico è la filosofia di Hegel, è lo storicismo hegeliano. Se si pensa che la storia è compiersi di un disegno razionale progressivo e l'acme di questo divenire progressivo verso un fine è l'Ottocento, l'uomo dell'Ottocento è un uomo arrivato, non ha più una meta, un'ambizione, un sogno, deve solamente godersi quello che la storia ha fatto per lui, non ha nulla da realizzare, è già tutto realizzato. Quindi, per questo un invecchiamento dello spirito. Perché lo spirito non si slancia, non ha più uno slancio in avanti, ma è come se vedesse, è come se guidasse la macchina solo con lo specchietto retrovisore e senza il parabrezza. Quindi un eccesso di senso storico, una eccessiva esaltazione della potenza della storia, in ultima analisi porta a rendere l'uomo succube del passato e incapace di vivere in modo attivo il presente e di costruire il proprio futuro. L'altro aspetto è l'idolatria del fatto. La frase famosa di Nietzsche è che i fatti sono stupidi. Non contento di questo, aggiunge poi: in ogni epoca assomigliano più a un vitello che non a un dio. Usa probabilmente questa espressione vitello perché è proprio, no? L'antitesi del divino. La materialità. Allora, cosa vuol dire che i fatti sono stupidi? Anche qui il bersaglio critico è Hegel. La filosofia di Hegel porta all'idolatria del fatto, e cioè, in forza del paralogismo hegeliano, tutto ciò che esiste, tutto ciò che avviene, è un momento razionale necessario della vita dello spirito. E dunque, dietro ogni fatto si cela un significato metafisico, profondo. Nietzsche combatte fortissimamente questo. Non è vero. I fatti sono stupidi. I fatti non sono un momento della vita dello spirito. Dietro i fatti non si nasconde nulla. La storia è puro caso. Il progresso è un'illusione. La vita non ha un senso, non ha una direzione di marcia. E dunque i fatti sono stupidi. A questo punto, Nietzsche passa in rassegna alcune visioni della storia. In primo luogo, la storia monumentale, che è la storia di chi guarda al passato, cercando degli exempla, dei modelli da imitare, dei maestri ai quali ispirarsi. Qual è il limite di questa visione della storia? Il rischio di mitizzare, abbellire il passato, cancellando tutto quello che non ci piace. Allora, l'altra visione della storia di cui parla Nietzsche è la storia antiquaria, cioè la storia di chi pensa che non è possibile capire il presente senza conoscere il passato. Perché? Perché le radici del presente stanno nel passato. E anche qui però c'è un punto di debolezza, cioè,
Nietzsche parla di cieca furia collezionistica. Mummificare il passato, queste sono le espressioni molto forti che usa. Perché? Perché è come se ci si limitasse a conservare la vita e non a generare la vita. E cioè, l'esaltazione del passato ci distrae da quello che dobbiamo realizzare. E poi c'è la storia, verso la quale Nietzsche ha una certa simpatia, ed è la storia che guarda al passato con gli occhi del giudice, il quale condanna e assolve, premia e punisce, cancella alcuni valori e ne afferma altri. Qui però c'è anche un limite, e cioè, dice Nietzsche, non possiamo tagliare con il coltello il nostro rapporto con il passato. Il presente non è indipendente dal passato, il presente è condizionato dal passato. E poi, diciamo, alla fine, più in là verrà fuori quella che è la vera convinzione profonda di Nietzsche. E cioè Nietzsche ritiene che la visione della storia più convincente sia la visione dell'eterno ritorno. Nell'opera Ecce Homo lui ci dice che arriva a questa conclusione durante una passeggiata. Molto probabilmente questa visione della storia, lo dice lo stesso Nietzsche, lascia anche tanti interrogativi aperti, e tuttavia l'idea è questa, no? L'eterno ritorno non è una visione nuova della storia delle idee, già i greci avevano questa visione, e cioè nil novi sub dio, niente di nuovo sotto il sole, nell'istante accade ciò che è sempre accaduto, la storia è un eterno ritorno, cioè un eterno ripetersi del già noto. È come un'immagine, potremmo dire che è come una ruota, è un'immagine ciclica, dunque non c'è progresso, e tutto è dominato dalla necessità di ripetersi. Dunque possiamo aggiungere alla visione della storia che abbiamo già studiato la visione della storia di Nietzsche, quindi no? La visione della storia dei greci, quindi ciclica, la visione della storia dei cristiani, una visione lineare, una linea retta. Poi abbiamo visto la visione della storia di Hegel, la visione della storia di Marx, la visione della storia del positivismo, che sono diverse fra loro, però hanno una matrice comune, cioè l'idea di un divenire razionale verso un fine. La storia è un cammino progressivo verso una meta ultima, per cui è una visione ottimistica. La storia è progresso, ogni nuovo passo è un passo avanti. Poi abbiamo visto la visione della storia di Schopenhauer, che al contrario è ateleologica, cioè la storia è un divenire senza senso, tutto è affidato al caso. E poi possiamo aggiungere quella del nostro Nietzsche. La stessa cosa possiamo fare con la visione dell'arte. Abbiamo visto diverse visioni dell'arte. Da quella di Platone, l'arte come copia di una copia, poi abbiamo visto la visione del bello che ha Kant, abbiamo visto la visione dell'arte che ha Hegel, quella di Schopenhauer ovviamente, e anche in Marx, no? L'arte è la sovrastruttura. Quindi diciamo, curiamo questo aspetto dei confronti e dei percorsi in una prospettiva filosofica diacronica. Alla prossima.